Salve a tutti, gente, sono Dave e siamo tornati nel terzo video dell'Ender Dragon. In realtà è solo il primo che voi state vedendo, perché io sono un pirla, come dite. Niente. Io ho anche registrato, ho parlato con il pirla, però raga, io non avevo aperto il programma per registrare. Premevo anche i tasti per la registrazione, però non mi ero reso conto che non avevo aperto i tasti. C'erano, comunque, lasciamo stare. In questa modalità, versione di Minecraft, diciamo, è molto più difficile uccidere Ender Dragon, perché se devono mettere a cercare tutti i pilastroni intorno, e comunque alla fine ce la faremo, non vi preoccupate. Cioè, la presenza di averli distrutti tutti, ma non mi dà fastidio. Cioè, vedi, poi c'è questa rottura di scatole degli Enderman. Voglio solo capire se è andata a rigenerarsi l'Ender Dragon o sta per tornare. Quindi, non lo so. Seppure è andata a rigenerarsi dove? Perché vuol dire che ancora non ho distrutto tutti i pillar. Eccolo lì, l'Ender Dragon non sembra si sia ricaricato, l'ho perso di nuovo. Perché c'è sta cosa in mezzo al cielo? Allora, eccoti qua, bello papà. Non ho un arco, non ho un cavolo di niente. Ma va bene. Ender Dragon? Mi farei un arco giusto, cioè un milione di archi giusto per ammazzare. No, ma veramente non mi vuole attaccare più quello stronzetto lì. Ehi tu! Ehi tu! Bastardo! Sto qui, vedi? Mi vedi? Mannaggia, cioè io con quest'arma ogni volta che gli do un colpo, cioè praticamente gli do un decimo di vita. Quindi se scendesse, praticamente sarebbe già morto lui. Dovrei salire io probabilmente, però dove mi lancerebbe se salgo? Dai, uno o due colpi forse, dai. Dovrebbe essere, ho detto, complete tutte le torri. Ecco, Ender Drago schiattato. Che m'ha dato qua? Ok, prendiamo tutta questa esperienza. Il portale dell'End, devo dire il vero, non era troppo distante, per l'appunto, da dove sono nato io. Dove sto stronzo devo ammazzare. Via, torna, muori. Torna e muori. Dai. Ok. Vorrei fermare un po' di enderpearl. Qui sarebbe facile, però non è il caso. Adesso torniamo a casa. Allora, questa è un po' di roba che ci è andato, eh? Lì, ok, questa roba senza MC, non so che farmene. Il lago del cuore di drago, questo ce ne ha anche molta. Divicio Essence, quindi ci piace. Perché sono tornato a casa? Perché appunto volevo buttare sta roba che non mi serve all'interno e Enderpearl anche. Ora devo farvi vedere quanto poteva distare, era distante sto portale, perché vedo non lo era molto, quindi cioè veramente potevo trovarlo senza più problemi in qualsiasi momento. Ora ci andiamo, faccio vedere, anzi già devo mettere anche uno spoon, diciamo. Nel frattempo io qua vi faccio vedere che ho tolto anche il mob spawn che ho fatto, quindi lasciamo stare. Andiamo al portale. Raga, se qualcuno lo sa, mi dice nei commenti, soltanto perché tornando dall'end da qui che ho perso tutti i miei livelli, non sono andato a svuotarmi, giusto? Mi sembra di no. Perché ho perso
tutti i miei livelli. Cioè, ho preso 68 livelli ammazzando il drago. Bah. Ecco, tipo, sto materiale che ho raccolto qui, che c'è la montagna. Dicendo, oh, che bello, adesso me lo faccio un po' per buttarlo nella MC. In realtà, l'MC non se lo prende. Perché non è. Comunque, adesso stavo ancora qui. Che non era passato troppo tempo, ripeto. Cioè, non eravamo stati in questo mondo. Comunque, io ero arrivato qua, mi segnava qua il portale dell'ente. E qua c'era una caverna. Facciamo un breve riassunto. Come al solito, io ho la vena che mi si disattiva. Qui c'era, come si chiama, la libreria. Uffa. Però adesso possiamo approfittare per esplorarla tutta questa cavernica, no cavernica, tutto questo portato, tutto questo. Ah, ok. Che cos'era il dispenser? Torniamo a fare il servizio di disattivare questo. Ah, ci sono le uova, peccato di Dio buttare pure le uova. Che cos'è questo? Limestone. Allora io faccio così, tutto questo, di là che c'è andato. Il limestone che non ci interessa. Ok. Buttiamo questa roba che occupa solo spazio. Per l'ennesima volta lo buttiamo. Al posto. E qua che cosa abbiamo ancora? Altra distroba, minchia quando ne avevo presa. Buttiamo dentro. Di qua che ci sta dentro? Fuoco, ci sta, ci può stare, carina sta cosa. Qui sono le prigioni, ovviamente non c'è nessuno. Di qua cosa c'era? Mi sembra che era pure abbastanza vicino. Di qua non c'è nulla. Andiamo di qua. E si scendeva giù qua. Si saliva anche. Ah, ok, si girava intorno. E qua. Eccoci qua. J. Waypoint. No. End. Portal. Anche questo è fatta. Qui dentro ci ho messo sta roba che non sapevo che farmene. Silverfish non ci serve. Trap. Questi posti che continuano a spawnare. E ce ne fa un altro giro nell'end. Cosa vogliamo fare nell'end? In questa versione di Minecraft non dovrebbe esserci niente una volta ucciso l'Ender Dragon. Quindi chi se ne. In realtà è solo per l'Ender, per forse. Questo dragon, come si chiama? Poi andiamo qui. Non ci serve la granite gemme, l'enchant non c'è gravite e la veloce mushroom. Io non so dove si prende. Se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti. Tu che sei? L'endominicio? Vabbè, non so se serve sta roba. Io poi servirà qualcosa. Voglio vedere solo se appunto trovo qualche materiale. Sempre sto draconium, che devo capire che cosa, che si fa con il draconium dust, nebulous head. Oh, vediamo. Allora si fa da questo. Ok, si fanno i lingotti. Si fanno i lingotti. Si fanno i lingotti, i draconium ingot. Con i draconium ingot che cosa possiamo fare? Queste. Ok, armi potenti. Ok, sì, ci sono un po' di cose che si possono fare col draconium. Quindi buono, è buono. Queste sono nuvole. Accogliamole. Vediamo se hanno sì. No. Quindi. Perché non me l'ho raccolta? Ah, ok. L'avevo disattivato e non l'ho più riattivato, giustamente. Quindi ancora nulla. Interessante, finalmente interessante. Scrivetemi voi nei commenti uno
conoscenze cube, l'apriamo subito. Madonna mia. Slime. Cioè, poteva uscire qualsiasi cosa, sono usciti gli slime nell'end. Struttura di scatole, dai. Comunque, ho capito perché ho perso tutti i miei livelli. Ma non lo so. Allora, questo buttiamo dentro. Sta Dark Cloud, pure la buttiamo dentro. Un po' di sta roba buttiamo dentro. Ma sì, buttiamo un po' di tutto dentro. Ah, io ho portato questo, ma in realtà non mi è servita. Meglio così. Di qua che abbiamo? Ancora sto minuto, Minicio. Draconio, Minicio. Ok, trovo solo Draconio e Minicio qui nell'end. Ditemelo adesso, così vado via. Quelle sono tutte nuvole. Così inutile l'end in questa versione. È così inutile. Sicuramente è una fonte infinita di ossidia. No, infinita perché comunque pochi, sono pochi pilastri. Però comunque è una bella fonte di ossidiana. Chi è stato? Ah, il coso qui fa male. No, questo non è un coso che fa male. Pure tu vuoi qualcosa? Tu vieni e poi muori. Stardo. Se l'avevo segnato. Niente, non riesco. Non riesco ad ammazzarlo, gente. Hai capito finalmente che fine dovevi fare tu. Famoci un po' di obsidian. Boom. Quando l'abbiamo fatta neanche tanta. Andiamo verso casa, almeno l'esperienza ci può servire. Vediamo se riusciamo a fare fuori tutto il pilarone. No. Quindi addio. Addio End. Addio End. L'End è praticamente inutile. Torniamo velocemente a casa e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.